Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Io sto pranzando all'alba delle 16.08 perché sono lenta fondamentalmente, dato che oggi ho deciso di registrare questo video un po' così divertente. Non devo uscire, non devo fare niente, quindi me la sto prendendo comoda. Questo è il backstage del backstage. Non è un video su Gloria che mangia i ciapaghetti. Magari. Scusate questa acconciatura alla Leila, ma sto provando una tecnica che mi è venuta in mente di fare adesso. E stavo asciugando i capelli, siccome li voglio mossi ma voluminosi, ho provato con la tecnica degli space bun. Sapete le ciambelline, quelle per fare le acconciature? Io ne ho due, ne ho messa una da una parte e una dall'altra, e ci ho arrotolato i capelli. Welcome back. Sembro proprio una scema. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Allora, come state? Spero tutto bene. Nel video di oggi ho deciso di riprodurre un mio vecchio make-up utilizzando le tecniche che utilizzavo ai tempi. In questo video ho deciso di mettere due make-up a confronto, sia quello che facevo qualche anno fa, 4-5 anni fa, contro quello che faccio oggi, quindi totalmente diverso. Alcuni passaggi non li eseguo più e alcune cose invece erano molto alla leggera, ecco. Il massimo della skincare che facevo era una maschera al mese, cioè, se mi ricordavo, vabbè. Però ho sempre avuto un sacco di prodotti, ma ero più pigra, quindi si può cambiare. Oh mio Dio, io ero pigra, la skincare non lo sono più adesso, quindi si può cambiare. Per essere un po' più precisa anche nei passaggi, perché non ricordo 4-5 anni fa come mi truccavo, perché io poi non mi riguardo neanche i miei video. Che è difficile dividersi il viso. Wow, ho fatto una riga perfetta. Qua farò quello vecchio e qua farò quello nuovo, nel senso 2000, più di 4 anni fa e 2021. Siamo tutti d'accordo, anche se questa è la palpebra un po' sfigatella, che ha una piega diversa da quella. Questa preferisco truccarla perché è più ampia, ma vabbè, meglio, perché valorizzeremo un make-up che secondo me non è il massimo, quello di qualche anno fa. Ho preso questo pottino di Nabla, che è il delineatore in crema eyebrow liner, nella tonalità 03. Per fare ciò mi servirà un pennellino con la punta arrotondata. No, scherzo, un pennellino angolato. Io non uso un pennellino angolato da mesi, anni, non lo so. Ricordo che io tiravo due linee e niente, poi riempivo il tutto, cioè non c'era neanche troppa sfumatura. Io riempivo semplicemente questa parte, vi ricordo che anche il video lo conferma, mi truccavo così. Tutta questa parte, poi dopo col fondotinta e il correttore andavo ad aggiungere più sfumature, gradazioni di colore, per renderle un po' soft. Un'altra cosa che facevo, che mi ricordo, utilizzavo, a parte che ero malata di questi, ma mi piacciono ancora adesso, l'Instant Anti-Age Cancella Età di Maybelline. Ma dai, guarda quanti pennelli ho, dove posso scegliere un sacco di altri pennelli perché li ho lavati tutti in lavatrice. Vi siete persi il video? Recuperate. Poi col pennello mi ricordo che andavo proprio a contornare, a bordare tutto il lavoro fatto. Ma sapete che non sono male, mi mancano quasi, però mi facevano lo sguardo molto più pesante. Questo è il sopracciglio del 2017, come mi truccavo qualche tempo fa. Non mi dispiace, però mi spessisce molto il sopracciglio, mi appesantisce molto lo sguardo. Ora vado a fare quello che faccio oggi al mio sopracciglio, quindi 2021. Mi sono morti, ho finito diversi prodotti, alcuni mi sono proprio morti, si sono suicidati. Questo qua di Lotti io l'ho amato tantissimo, però purtroppo ho avuto la brillante idea di, siccome è fatto in questo modo, ho avuto la brillante idea di togliere la punta in feltrino, pensando si rimettesse dentro come tutte le solite punte, tipo l'eyeliner, e invece no, non entra più, e quindi ho rotto il mio prodotto preferito del momento. Era perfetto, vi giuro. E ho preso il Geisha Brows di Astra. Non mi fa impazzire perché è troppo troppo pennarello, e mi era piaciuto tantissimo anche quello di Benefit, che anche quello purtroppo ho finito. Quindi per le sopracciglia Gloria non è soddisfatta in questo periodo. Vabbè, comunque vado un attimo a fissare il pelo delle sopracciglia, che va in giro con la cera, e questa cosa la facciamo ultimamente perché vanno di moda un sacco le sopracciglia pettinate e laminate, cosa che io non ho mai fatto e vorrei fare, ma sono senza sopracciglia, cioè io non ho le sopracciglia. Quindi normalmente io le porto all'insù
dai un bacio a chi vuoi tu. E con la pennina solitamente vado a disegnare tutti i pelettini con molta calma, fino a che non sono contenta del risultato un po' più naturale rispetto a quello di sinistra. Ok, io lo lascerei così, di solito le sopracciglia le lascio molto molto più tranquille, libere da prodotti rispetto a prima, infatti mi preoccupa di meno appoggiarmi su cose e strofinarmi la faccia perché non mi lascio tutto lo striscione di prodotto. E questa è una cosa che è cambiata nel tempo, in più mi ammorbidisce molto lo sguardo perché essendo più naturale, seguendo la mia naturale linea del sopracciglio, non lo so, è meno strutturata, è meno, come vedete qua mi lifta un po' di più, qua me lo ammorbidisce, me lo lascia un po' più normale. Poi la mia faccia è veramente diversa da qua a qua, dovrei fare quel flipped, quell'effetto flipped che va di moda adesso sui TikTok, insomma. Questi qua invece sono quelli che va giallo, ammalata. Utilizzavo, mi ricordo, tutti i correttori che avevo, tipo quelli bianchi, quelli gialli, quelli viola, quelli rosa celestino pallido, pua, per contrastare tutti i segni del viso rossori. Ma a riguardare il mio video vecchio, uno dei video vecchi che avevo, la pelle in questo video tra l'altro era uniforme, cioè perché ho utilizzato tutti quei correttori? Qualcosa di simile che posso... Allora andavo direttamente di correttore, mi facevo la faccia come se avessi i baffi del gatto con, vabbè, ok, con viola e col verde, e con la spugnetta andavo a blendizzare il tutto, perfetto. Usavo anche il primer occhi, che brava, chi lo usa più? Beh, sempre chiaro è, ci sta, una volta sfumato non sembra poi così giallo. Perfetto, dall'altro lato cosa faccio oggi? Io tento di lasciare il viso il più libero possibile, sia perché siamo nel periodo storico in cui dobbiamo metterci la mascherina e voglio evitare di riempire troppo il viso di prodotti e cose, anche perché gli occhi sono quelli che si vedono di più e ultimamente la mia pelle è cambiata, quindi cerco di non appesantirla troppo perché si notano molto di più le linee d'espressione, perché si va avanti con l'età, quindi vado a stendere solo su questa parte scura un correttore abbastanza aranciato, questo qua è il Boeing, però il numero 6, lo vado a distribuire con un pennello, mi trovo meglio a farlo in questo modo un po' più minuzioso, come vedete ci spendo un po' più di tempo nelle occhiaie, nella parte delle occhiaie, perché la mia pelle è cambiata. Io di solito nei video mi trucco molto veloce, però dovete capire che quando sono da sola ci impiego un po' più di tempo perché mi piace proprio stare dietro a truccarmi, a stare attenta ai particolari, alla sfumatura che arriva perfetta nella parte in cui finisce il nero. Ci sto un po' più dietro, quindi cercherò anche in questo video di fare come faccio effettivamente oggi. Per coprire ulteriormente è utilizzare o il fondotinta o un correttore più chiaro, questo però quando questa parte si è un po' asciugata, quindi vado a stendere il fondotinta sul dorso della mano e poi lo applico sempre con lo stesso pennello. Come vedete ho cancellato la parte scura e illuminato. Non so, io non so se riuscite a vedere la differenza, comunque qua è illuminato però si vede il grigio sotto perché l'occhiaia non è stata coperta, mentre di qua, avendo fatto l'arancione che annulla il nero e la parte più coprente del fondotinta che è uniforma, abbiamo proprio cancellato l'ombreggiatura, cancellato, almeno migliorato l'ombreggiatura, se non è che devo stare a fare foto o altro, quindi non mi sto neanche troppo a concentrare sul chiaroscuro, se si vede l'occhiaia, amen. Utilizzo spesso anche le dita, da quando tra l'altro non ho più l'allungamento, mi sto trovando da Dio. Ma cosa facevo dopo? Andiamo a vedere. Ah ok, io applicavo gli ombretti dopo aver messo il correttore, non continuavo il viso. Adesso io faccio la base prima, quindi applico lo stesso fondotinta che ho applicato poco fa. Questo qua è il Conceal and Define Full Coverage Foundation di Makeup Revolution, lo amo. E lo vado ad applicare con un pennello a sto giro perché vado a uniformare tutto il resto del viso. 2021 vado semplicemente a mattificare un attimo questa zona qua. E anche se la facevo dopo, vado a stendere il fondotinta. Utilizzavo dei fondotinta molto coprenti anni fa. Questo qua è il Fox Filter di Huda Beauty e nella tonalità Angel Food. È molto 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 pesante come fondotinta, infatti tempo fa utilizzavo questo tipo di fondotinta molto pesanti, andrò a fare la stessa cosa. Non che questo non lo sia, però li stratifico di meno, li stendo molto più leggeri. Anche qua ricordo che utilizzavo il pennello o la spugnetta. Poco cambia, tanto erano comunque quintali di
quintalate di fondotinta. Sento già l'olio sulla faccia. Ok, io già inizio a vedere la differenza. È vero che stendevo un botto di fondotinta e sembravo tipo la faccia cakey, guardate. Ok, ho deciso di utilizzare questo qua che è, come vedete, super chiaro. Però una volta, raga, è vero. Non lo so che voi sapete. Mamma mia, quanto prodotto. Non sono più abituata a tutto questo make-up. Cioè, mi sento proprio la faccia tappata. Poi immagino questo make-up con la mascherina. Fisso il tutto perché ricordo che anche di qua fissavo tantissimo, ma veramente tantissimo. Poi io mi ricordo perché le scattavo le foto che magari non pubblicavo, che scattavo con la camera interna, così. Vedevo che ero proprio più bianca. Cioè, una roba wow. La base già è completamente diversa. Passiamo al prossimo step. Non andrò più in ordine perché tanto comunque abbiamo già capito che io il make up una volta lo facevo a sentimento. Anche adesso però ho degli step precisi che mi rendono il tutto un po' più facile. Normalmente io utilizzo o un blush in crema, e di solito ne metto pochissimo solo in questa zona, oppure vado semplicemente con un po' di blush in polvere, che è questa tonalità qua. Ne metto veramente poco per andare a rendere un po' più morbida questa zona. Facciamo un po' di questo e un po' di polvere, dai. Facciamo una goccettina, veramente una goccettina, perché questo scrive un sacco. In questi ultimi anni il blush è quello che sto stendendo più di tutti, perché prendo proprio una bella porzione di zigomo e vado anche sul naso. Cancello praticamente questa parte qua illuminata e vado a uniformare il tutto con il rosa naturale. Quindi semplicemente vado a... continuo con lo scaldarmi il viso. E poi vado sempre anche qua verso la punta del naso. Questo è quello che normalmente faccio. E poi con il pennello un po' più scaricato e ampio vado a uniformare il tutto. È una tecnica un po' così alla gloria. A me sta proprio di naturale, fresco, raggiante. Infatti, se notate, le TikToker si appesantiscono un sacco di make-up. Cioè cigliazze, lineroni, look belli super power. E noi invece siamo tutte glossy, tutte belle levigate, idratate, la skincare. E questa è la vecchiaia, cioè è inutile che facciamo quelle... raga, la skincare... No, è perché stiamo invecchiando, ne abbiamo bisogno, non è una questione di piacere, necessità. Io sono onesta con me stessa e dico sì, voglio essere più giovane, quindi questo è il make up del 2021. Una delle tante palette che utilizzavo tantissimo di Mulac, non che adesso non le utilizzi più, però come avete visto non faccio più contouring, cerco di tenere il viso molto naturale, e di qua invece andavo a scavarlo tantissimo. Quindi prenderemo nostro amico pennello e utilizzerò una cialda che io, come vedete, ho quasi finito. Questa qua è Ipno, un sottotono molto molto freddo. E io, anziché andare a scaldare il viso, no, non lo so, degli scavi archeologici in questa zona. Mi piaceva andare in giro con il marrone evidente. Se non uscivo senza questa linea evidente non ero contenta. Cioè guardate la differenza. Questo è quello che facevo, io rendevo scurissima questa parte. Mi ricordo ancora come si fa, guardate la differenza. Ma non solo facevo il contouring così pesante, e non solo qui, lo facevo anche al naso e poi anche questa zona. Ovviamente adesso con sta riga e mezzo non si può vedere bene. E poi andavo anche di blush, ma il blush che utilizzo da questo lato è lo stesso blush che utilizzavo in passato. Oddio! Lasciavo comunque questa parte super iper bianca. Stai zitto. Illuminante a volte non lo metto, a volte sì, dipende, vado anche qua a sentimento. Non ne metto più tanto come prima, infatti... bei tempi quelli dove Gloria aveva un senso. Quello che utilizzo ultimamente è o liquido di illuminante oppure non lo utilizzo affatto. Per oggi ne andrò a utilizzare pochissimo, Wave di Nabla, che è uno dei miei prefi, anche lui. Come vedete qua, nella parte in cui prima non abbiamo lasciato il colore della pelle, ma lo abbiamo arrossato un po', lo stendo anche qua e soprattutto qua. Anche la fronte ultimamente la sto illuminando tantissimo. Come vedete ho dato semplicemente un tocco glowy, un po' così. Nel 2000 e tanti anni fa Gloria si truccava con la sua amatissima Dream Glow Kit di Anastasia Beverly Hills, che conteneva tutti questi meravigliosi colori duochrome. Quanto andavano di moda gli highlighter duochrome. Infatti farò come facevo ai tempi, un bel mix, e vado a caricare, perché io caricavo tantissimo. Mi ricordo che l'illuminante era parte di me. Mamma mia quanto ne mettevo. Io veramente ero così.
No, raga, era veramente così il mio make-up. Come cambia la storia, oh mio Dio. Sì, vabbò. Ciao. Mi sono più o meno sempre truccata simile gli occhi, cioè non è che abbia fatto grandi passaggi di questi grandi sbalzi temporali. Però ricordo che utilizzavo molto il Halo Eyes, facevo un sacco di trucchi Halo Eyes con sempre il burgundi, con tutti questi colorini qua. Adesso invece tendo a fare il cat eye o comunque la linea di eyeliner per rendermi un po' più asiatica. Ah, e una cosa che facevo prima di tutto, la mia base, dov'è? Non scherziamo ragazzi. Cioè, lo facevo molti anni prima, poi a una certa ho iniziato a non utilizzarla più, la Jamboy Pencil Milk di NYX, e lei mi ha accompagnato in diversi make-up, e facevo la base di tutti i miei look con la Jamboy Pencil. Questa mi andava a creare una base che risaltava poi l'ombretto che andavo a stendere dopo. A sto giro la stendo solo al centro perché dopo andiamo a rendere chiara la parte centrale, quindi avete capito. Utilizzavo lo scotch. Oh mio Dio, lo scotch. Anzi, più che scotch voglio utilizzare un qualcosa. Mi ricordo che ero fissata ai cartoncini, è vero. Ma perché perdo i pennelli che erano qua 3 secondi fa e mo non ci sono più? Ma mi prendete in giro? Utilizzavo sempre qualcosa per... Perché io gli scotch, dopo aver fatto la base, non li utilizzavo quasi mai. Però utilizzavo sempre, che so, i biglietti da visita, queste robe qua. Mi ricordo che facevo questa cosa. Lo faccio molto alla buona perché ovviamente tra 3 secondi mi struccherò. E ovviamente non è che mi terrò questo fantastico appalto. Ah, ma si può vivere così? Ma cosa mi era successo? Io andrei di Oldham con il dito semplicemente all'interno qua della parte più chiara. Il nostro Hello Eyes. Non contenta, ricordo che andavo anche di eyeliner, quindi eyeliner onliner di Mulac, molto molto bello, molto molto nero, ve lo consiglio. Mamma mia. Sì, raga. Infine applicavo sempre una matita più scura per intensificare lo sguardo. E poi mascara sopra e sotto, e non contenta anche ciglia finte. Insomma, il mio occhio era una roba enorme. Per struccarmi mi ricordo ogni volta i pianti. Io uscirei così, metà e metà, che ridere. Due facce della stessa medaglia. O applico una base nude e poi vado semplicemente ad allungare l'occhio con l'eyeliner, cosa che mi piace fare molto, e poi mettere magari anche le ciglia finte solo sopra per non andare ad appesantire troppo lo sguardo, oppure vado a ricreare il cat eye che mi allunga tantissimo, e penso che farò quello perché l'eyeliner normale, non so, facciamo di questo video, diamo un senso a questo video per vedere proprio i due metodi diversi. Vado a ricreare l'eyeliner così e lo porto verso l'esterno, lo applico solo nella parte esterna. Così, con un ombretto burro vado a fissare il correttore che abbiamo applicato prima, e nella parte dove abbiamo applicato l'eyeliner vado a intensificare sempre di più con un ombretto più scuro, quindi vado proprio a dare già di mio una forma all'occhio, no? Con una matita color burro riempio questa parte qua, allargando anche il mio occhio. Applico anche l'illuminante nella parte inferiore. Anche di qua, qua c'era un sacco di illuminante, ma un sacco, mi ricordo mettevo i tocchetti proprio di illuminante, è vero, sì, assolutamente. Mentre di qua un po' più easy. Anche di qua mascara, solo sopra, cerco di piegarle verso proprio la parte esterna, le punte, in modo che vanno un po' a raggiera, non so come dirvi, per allungare lo sguardo. Altra cosa che faccio, qua apparentemente la base è finita, qua no, perché ultimamente sto aggiungendo anche un sacco di lentiggini. Questo qua è uno dei prodotti che sto utilizzando perché è molto più veloce, mi piace un sacco anche il risultato che dà, si chiama Freckle Tint della Lotti, e con questo prodotto vado proprio a disegnare le sopracciglia, ciao, le lentiggini. E vado a creare le lentiggini che poi col dito sfumo e picchietto in giro per portare sempre le lentiggini ovunque, verso l'infinito e oltre. Molto carine. Queste, come vedete, mi danno un'ombreggiatura super naturale. Quindi mi vanno a cancellare quasi la base che ho fatto, perché a differenza del 2016, 17, eccetera, 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 come vedete qua c'è
una piallatura generale, ok? Non si deve vedere niente, neanche un neo, neanche un'ombreggiatura se non quella della, dello zigomo. Però qua è molto più dettagliato, ci sono molte più cose naturali che si intravedono e vanno più di moda rispetto ad anni fa. Le lentiggini soprattutto, che io ce le ho già sotto, ma col fondotinta le cancello. Non sto a fare troppi puntini perché è solo un'idea per farvi vedere la differenza oggi, ieri. Ho deciso che non applicherò le ciglia finte perché il più delle volte non le applico e da questo lato si vede già la differenza, quindi non le sto ad applicare. Se negli anni passati andavo di rossetto liquido matte, infatti vado a stendere un Liquid Love di Clio, questo qua è Clio Confidential. È difficile stenderlo a metà. Wow! Wow, you can really dance. Questi sono i miei migliori amici. A differenza del rossetto liquido, oggi Gloria utilizza le tinte labbra. Tra l'altro vi voglio far vedere questi di Laila, che sono quelli che sto utilizzando più di tutti. Se vi piacciono le tinte labbra e se siete amanti di questo tipo di makeup 2021, stile coreano, così, queste tinte, perché sono proprio delle tinte, colorano la pelle. Queste si chiamano Eternal Lip Stain di Laila. E io ve le straconsiglio, sono qualcosa di bellissimo, ci sono tanti colori, ci sono anche quelle glitterate che vi giuro si stampano proprio sulla pelle e non vanno via. Le sfumo col dito e mi capita di rimanere tutto il giorno con il dito, per giorni anche dopo averlo lavato, con il dito colorato. Generalmente applico quello scuro all'interno, di solito tolgo l'eccesso, però adesso non posso troppo strofinarmi perché ho sta riga e l'altro make up, insomma. E vado ad idratare le labbra con lui, che è un altro prodotto preferito di Laneige, Lip Glowy Balm, perché è un po' pescato e va a uniformare anche il colore delle labbra. Questo è il make up del 2021, di come lo faccio oggi. Questa è la differenza, io sono sconcertata, mi voglio guardare meglio perché a furia di truccarmi sto guardando solo varie zone del viso senza focalizzarmi in generale. Wow, c'è proprio una differenza assurda, che poi non è male, eh? Io apprezzo un sacco anche i vecchi make up, illuminante, correttore, fondotinta, questo per uscire per tutti i giorni lo trovo già più adatto e non lo so, mi sa proprio di fresco, di pulito, di candido, di naturale, che non ho paura proprio di stamparmi in giro. Siamo pronti per sciogliere le trecce, i cavalli e vedere se questo metodo funziona. Non li ho tenuti tanto, contando che i capelli li ho lavati, cioè li ho asciugati poco prima di iniziare il video. Non mi dispiace questo effetto, avrei voluto più voluminosa questa parte. Srotoliamo di qua. Questo è venuto meglio. Comunque queste sono le ciambelline che potete trovare anche online. Arrivo. Bene, come sempre io nei miei video vi faccio vedere anche il look capelli, come eseguirlo e l'effetto finale, che spero sempre che vi piaccia. Il dietro è uscito più o meno così. Io mi sento idratata da una parte e pesante dall'altra. Che cambiamento! Devo dire che pensavo che questo video non pensavo che questo video mi desse così tanta soddisfazione nel vedere il prima e il dopo. Ma onestamente si vede proprio la differenza di come mi truccavo e come mi trucco ultimamente. Ovviamente fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, quale make-up vi piace di più. Spero che anche a voi questo video vi abbia fatto piacere, le diverse tecniche nel tempo come cambiano. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!